Vallo Torinese, un paese con poco più di 800 abitanti, se consideriamo anche gli ospiti della nostra RSA Alberto Rivero, gestita ottimamente dalla CM Service e in particolare dalla dottoressa Rolando Barbara, la quale a febbraio prende una decisione che allora poteva sembrare un po' drastica, ma che oggi si rivela invece un'ottima scelta, cioè quella di chiudere gli accessi all'RSA già appunto proprio da febbraio. In questo periodo di emergenza sanitaria, noi abbiamo attivato una consegna a domicilio della spesa o di altre necessità, qui hanno aderito i nostri esercizi commerciali del paese, cioè ovvero una farmacia, una panetteria, un alimentare e una macelleria. Abbiamo attivato immediatamente quanto previsto dall'ordinanza 658 della Protezione Civile e abbiamo cercato, perlomeno in una prima tranche, di essere subito praticamente operativi. A questa iniziativa si è affiancata anche l'associazione turistica Proloco, la quale ha deciso di donare anche a delle famiglie in difficoltà dei pacchi spesa. Inoltre la Proloco ha voluto essere vicino agli operatori sanitari, ai medici dell'ASL 4, facendo così un cospicuo bonifico. Naturalmente, ringraziando la Proloco, vogliamo ringraziare anche tutte le associazioni, perché chi aiuta la Proloco indirettamente è compartecipe delle sue iniziative. Quindi ringrazio l'AIB Protezione Civile, gli Alpini, la Banda Musicale, la Biblioteca, la FIDA Saido e il Gruppo Yoga. Inoltre è attivo con la nostra AIB Protezione Civile sopra citata un servizio di trasporto anziani nel caso non si potessero muovere o nel caso dovessero andare a fare delle visite nei vicini ambulatori. Un'altra iniziativa nata dalla solidarietà dei cittadini sono le mascherine. La signora Nizia Marina ha voluto costruire delle mascherine, visto che lei lavora nell'ambito delle tendaggi e quant'altro, in forma gratuita. Se qualcuno lasciava o lascia delle offerte, vengono devolute a un'associazione Onlus denominata Mattia Mantovan, la quale aiuta i bambini in necessità presso l'ospedale Regina Margherita di Torino. Un'altra iniziativa ancora nata dalla solidarietà di tanti è la consegna di disinfettante da parte della ditta Chemia Tao, che vogliamo ringraziare di cuore della famiglia di Giovanni. Insomma, tante iniziative, tanta solidarietà e speriamo che questa emergenza finisca presto.